la verità è che se tu sei un dipendente affettivo, è come se tu fossi un portatore sano. Adesso usiamo un termine, un'espressione che è molto in voga, no? Adesso ci intendiamo tutti su questi termini, che prima ignoravamo fino a un paio d'anni fa. Cioè, chi è come me è un portatore sano. Alle volte questo bacillo, questo virus non lo sviluppi mai. Ce l'hai dentro di te, ma non lo sviluppi mai. C'è una fragilità nascosta dentro di te, che forse arriva dall'infanzia, non lo sappiamo. Questo tipo di fragilità si manifesta, questo virus si manifesta quando incontri una persona speculare, una persona che ha un'altra ferita diversa dalla tua, ma che in questa fusione diventa il rapporto tossico per eccellenza, perché non esiste un dipendente affettivo senza un manipolatore. Questo non vuol dire che la colpa di quello che succede sia totalmente del manipolatore. Questo libro non è un libro accusatorio, certo, lui è uno stronzo e non è che gli faccia sconti, ma non do la colpa a lui. Questo è davvero il passaggio a cui tengo di più in questo libro. Ed è il concetto dello spostare lo sguardo, cioè tu guarisci e fai un percorso di guarigione quando smetti di giudicare lui, di guardare lui, di vedere quanto lui è sbagliato, di dire è un egoista, è un anaffettivo, mi sta usando, mi sta manipolando, e cominci a chiederti: ma perché ci riesce con me? Perché non ci è riuscito con un'altra e ci riesce con me? Perché io sono finita in questa. Perché proprio a In me? questa, perché proprio a me? Infatti è un titolo perfetto che avete trovato voi di Cora Media, al quale non mi sono per nulla opposta, perché effettivamente tu dici, quando fai questo scatto e sposti lo sguardo su te stesso, dici, ok, lui è tutto quello che è, non lo assolvo, ma io che cosa ho che non va? Perché anche io avevo un problema da risolvere, tant'è che quando io e lui ci lasciamo e io cerco disperatamente qualcuno con cui avere una storia d'amore, in quegli anni le persone sane, che vedo col senno di poi, una mi ha scritto oggi tra l'altro, sono scappate da me, scappavano da me perché capivano che c'era qualcosa che non andava in me, cioè quella fame d'amore ossessiva, quelle richieste ossessive di attenzione, di nutrimento come una bambina, erano evidenti, e una persona sana e risolta che sa vivere una storia d'amore nella sua comple già completo, in cui non cerca qualcuno che riempa un vuoto o non cerca un vuoto da riempire, si rende conto che c'è qualcosa di storto. Oggi mi ha scritto un ragazzo, si chiama Marco, tra l'altro molto, molto carino, con cui era uscita insomma nel 2011, ed era uno dei tanti che dopo insomma un mesetto con cui uscivo diceva sì vabbè ciao questa è matta, cioè voglio dire, nel senso, no, anche perché poi figurati ero ancora in quel trip della disperazione eccetera, per cui quello non mi aveva sfamata abbastanza, oddio cercavo qualcuno mi sfamasse ancora di più, cioè doveva fare un lavoro enorme, e per cui da dove ero partita che non mi ricordo più. Comunque tutto questo per dire che alla fine bisogna assumersi le proprie responsabilità. Se si vuole guarire, bisogna guardarsi dentro e capire cosa non va in noi. Se cerchiamo solo il problema nell'altro, non arriveremo mai alla, non dico alla guarigione, perché poi non si guarisce. Ecco da dove ero partita. La Le portatrice dipendenze sana. si spostano. Io non credo di essere guarita del tutto. Credo di avere ancora quel virus, di essere ancora una portatrice sana, di avere ora una relazione sana, naturalmente come tutti, con i suoi piccoli squilibri, però per esempio mi sono sempre preoccupata che Lorenzo avesse una sua identità, un suo lavoro, una sua vita, proprio perché volevo che non ci fosse questo sbilanciamento, però chi ha questa tendenza la sposta da qualche altra parte, e questo è il pericolo. Io per esempio sono una grande dipendente dal lavoro. E un po' mi sono interrogata su In che questo. senso? Ameya Canovi, beh, la psicologa, mi ha detto: tu da qualche parte l'hai spostata questa dipendenza. Mi ha detto: non è che l'hai spostata forse un po' sul lavoro? Ha capito un po' quali sono le mie compulsioni, ossessioni. Effettivamente, forse un po' l'ho spostata lì. Cioè,
cioè nel senso che io devo lavorare sempre tanto, molto, tantissimo, se manca il lavoro vado un po' in crisi, comincio a pensare di non essere abbastanza, di non valere abbastanza, ma sono irrequieta, eccetera, un po' perché mi piace lavorare, perché sono curiosa, perché mi sento, ho tante passioni, quindi le inseguo, un po' anche perché secondo me da qualche parte comunque le mie dipendenze un po' si spostano anche per il cibo, sono una che cioè, non riesce a mangiare una cosa, ne deve mangiare 100. Sono comunque tendenzialmente una persona abbastanza compulsiva. Sì. Tanto sono un rampicante che si attacca al fidanzato, eccetera. Anzi, ero perché oggi se sto con Lorenzo non è perché abbia bisogno di riempire qualche vuoto. Grazie a Dio ho una vita pienissima e ce l'ha piena anche lui. Quindi è evidente che siamo due case profondamente abitate. E che si arricchiscono e che non colmano mancanze l'uno dell'altro. Però sì, sono fondamentalmente una che quando ha terminato di fare una cosa pensa subito a cosa farà dopo. Cioè, tu sai che per esempio abbiamo finito il podcast. Però non sono una che ti chiamava tutti i giorni e ti diceva allora quanto stiamo facendo adesso da No, quant'è zero. che non ti chiedo allora, cioè tu ogni tanto mi dici guarda No, ancora, assolutamente. però per quanto mi faccia piacere sapere che le cose che faccio sono ascoltate, hanno successo, vendono, cioè, io già sono ok, poi cosa facciamo? Cioè cosa faremo dopo? Ok, questa cosa è stata bella, però adesso voglio fare un'altra cosa, insomma, mi piace sperimentare. Tu Non... da Da ragazza volevi, sognavi di fare questo? ragazza? Da ragazzina. Ok, è stato un piacere, Pablo. Da ragazzina sognavi di fare questo, sognavi di scrivere, sognavi di creare contenuti, di scrivere libri, No. o non era nel... Ma con una madre che diceva c'è un carattere di merda, non andrà da nessuna parte, io potevo avere sogni di questo così ambizioso. No, non, la verità è che io scrivevo senza accorgermi del fatto che scrivevo sempre. Cioè, scrivevo ma non mi rendevo conto di quanto fossi innamorata della scrittura. Cioè, io alle elementari scrivevo le recite per tutti quanti e già sapevo come scrivevo i ruoli, come, non so neanche come. Alle medie idem, ho fondato il giornalino scolastico al liceo, ero il direttore del giornalino scolastico, si chiamava Lo Spiraglio. Scrivevo, mi sono iscritta, volevo fare l'attrice perché un giorno mia madre mi disse... Scusate, tra l'altro backstage, il liceo dove insegnava mio nonno. Esatto, dove sei tuo nonno, vedi che Esatto. le nostre vite si sarebbero incrociate inevitabilmente, Madonna. a Civitavecchia e quindi poi insomma alla fine ovunque io andassi, anche per fare altro, cioè mi iscrivo al conservatorio teatrale per diventare attrice, poi la verità è che io smettevo di fare l'attrice e mi mettevo a scrivere gli spettacoli per altri, cioè ovunque io andassi alla fine sceglievo la strada della scrittura, per cui era... però non... Cioè, non ero quella che pensava sarò una scrittrice. La verità è che mia madre scriveva, mio padre ha fatto un giornalista sportivo, mia nonna scriveva. Cioè, c'era comunque una storia familiare legata Tua mamma alla scrittura. scriveva. Mia mamma scriveva poesie Ma in dai. rima ed era E le bravissima. hai ritrovate nelle lettere che ti ha Ci lasciato sono, tuo no, papà? ce ne sono tantissime. Mia mamma scriveva poesie in rima, e tra l'altro molto ironiche e molto divertenti. Le scriveva per i compleanni, per gli eventi, per gli amici, per le lauree, per le figlie. Scriveva queste cose bellissime per mio padre. Insomma, mia mamma e mio papà sono persone di grandissima cultura. Voglio solo dire una cosa per chiudere, so che dobbiamo chiudere, però talmente così ho avuto questa sensazione, però Nel Morse praticamente, capito? voglio solo dire questo, se davvero pensate, adesso io non so quali sono le caratteristiche di tutte le persone sedute in sala, se davvero pensate di essere nella palude di una dipendenza affettiva, non mi prendete come modello, perché il fatto che io abbia atteso così tanti anni prima di capire che avrei avuto bisogno d'aiuto, se io non fossi stata così presuntuosa, anziché perdere quattro cacchio di anni della mia vita, più quattro per guarire, perché ne ho impiegati quattro per stare con lui e quattro per fare un po' di autoanalisi sola con un cane, anche divertendomi, avendo... ecco, avrei guadagnato forse, non dico 8 anni della mia vita, ma magari quattro, che sono tantissimi. Ecco, il tempo è una cosa che non vi restituisce nessuno ed è l'unico rimpianto che ho, il resto va tutto bene.